Ciao Francesco. Ciao Claudio. Senti, ho un dubbio. Non essendo avvocato, io ogni tanto alle parole non associo lo stesso significato che associate voi avvocati. La differenza tra buon padre di famiglia e imprenditore modello nel procedimento penale. Io, per me dovrebbe essere assimilabile, invece per voi ha un significato completamente diverso. Beh, sì, diciamo che la diligenza del buon padre di famiglia, che è un termine che viene utilizzato anche nel diritto civile per intenderci, è una diligenza diciamo ordinaria, da tutti i giorni, senza la necessità di competenze specifiche e di conoscenze particolari. Il riferimento all'imprenditore modello, al datore di lavoro modello, è un qualche cosa che supera la diligenza ordinaria, ma è una diligenza, come dire, particolarizzata e tecnica, e si basa sul fatto che il datore di lavoro, per il mestiere che fa, per le responsabilità che ha, per il fatto che sotto di lui ha dei lavoratori che devono essere tutelati, non si può accontentare di essere semplicemente un buon padre di famiglia, ma deve fare qualche cosa di più. Si deve informare e deve essere aggiornato sulle migliori, per esempio, su quelle che si chiamano best practice, per esempio, sugli aggiornamenti, e deve applicare questi miglioramenti e questi adeguamenti a quello che è il luogo di lavoro all'interno del quindi quale deve essere lavorare. Onnisciente, deve sapere tutto. Sostanzialmente, da un certo punto di vista, sì, se ci pensi, perché è vero che per questa ragione il testo unico della sicurezza adesso, ma lo stesso 626 del 94 in precedenza, gli ha affiancato una figura consulenziale specifica che è l'RSPP, e quindi per questa ragione dice: tu datore di lavoro, è vero che non sei una figura tecnica, ma proprio per il fatto che io ti affianco un consulente specializzato su queste materie, devi porti nelle condizioni di conoscere determinate realtà. Quindi tu devi scegliere i giusti consulenti per avere le giuste informazioni che ti mancano. Assolutamente sì. Grazie mille, ciao!